Procedere l'ammasso Hades Gamma alle qui. Forze di Azito. Dovrebbe essere qui vicino. Ho stabilito un contatto con la cella di Jonas Sederis, comandante. Può usare quel terminale. Grazie. Vorrei parlarle in privato. Certamente. Quando ha finito, usi quella postazione per contattare il comandante Bailey. Chi è che mi spia adesso? Ah, ma bene. Finalmente il servetto di Ari è venuto a tirarmi fuori da qui. Vorrei parlare con te prima di chiedere il tuo rilascio. Cazzate. Devi farlo e basta. E quando uscirò, cadranno molte teste. Te l'assicuro. Hai ucciso un sacco dei miei. Non credere che l'abbia scordato. Ora devi voltare pagina. Lo farò quando tutti i miei nemici saranno morti. Adoro avere il coltello dalla parte del manico. Perfino qui, pensa un po'. Io ho il potere. Davvero? Certo, Zayn, il mio secondo, è un leccapiedi buono a nulla. Se avesse le palle avrebbe preso il potere lasciandomi qui a marcire. Invece non osa sfidarmi. E fa bene. Ora tirami fuori da qui, Shepard. Di a Bailey di rilasciarmi. Bailey, ho visto la Sederis. È una pazza, no? Sarebbe da stupidi farla uscire. È una minaccia. Troverò il modo di risolvere questo problema. Ok, terrà duro finché non avrò due notizie. Comandante Shepard, quanto tempo. Barlavon, se l'hai dimenticato. Consulente finanziario. E vecchio amico dell'ammiraglio Anderson. Restare a combattere sulla Terra è stato eroico da parte sua. Tu eri uno degli agenti dell'Ombra. E lo sono ancora. L'Ombra è decisamente occupata di questi tempi. Una squadra delle sue guardie è rimasta intrappolata nel territorio dei razziatori. Soccorri le guardie e saranno tue. L'Ombra supporta pienamente i tuoi sforzi contro i razziatori. Grazie per l'informazione. Ti consiglio di agire prontamente. L'avanzata dei razziatori è inesorabile. Torna da me a operazione conclusa. Sarò nel mio ufficio ancora per un po'. Il mercato galattico è piuttosto turbolento. Vediamo un po'. Beh, troviamogli un po' di spazio. No, hanno dei nomi. Questa diversi. Diventerà la loro. Prepariamoci a passare dei guai. I guai molto grossi. Non sono qui per questo, Zayn. Voglio solo parlare della liberazione di Jonas Sederis. Oh, sei tu che ti occupi di tutto quanto, vero? È stata una mia idea, sai. Aria è venuta da me per ottenere il supporto dell'Eclipse. Mi sto adoperando per far uscire il capo. Zayn, dovresti guidare tu l'Eclipse. Eh? Puoi farlo. Lascia Sederis dietro le sbarre e concludi tu stesso l'accordo con Aria. Aria sarebbe in posizione dominante. Credi che mi lascerebbe gestire tutto? Non vedo perché no. Bene, bene. Allora il piano sarà questo. Terrò Sederis in prigione e chiamerò subito Aria. Molto bene. Le forze d'occupazione dei razziatori stanno conquistando. Scusate se ho la voce un po' intasata, un po' così, ma è... Per una volta voglio registrare la mattina presto per vedere che cosa succede. Di sicuro la voce mi risentirà, però. Ti consiglio di ritirare l'ordine di rilascio per Sederis. Aria T-Lock li aveva convinti a emanarlo. Incredibile. A dir poco. Grazie per l'aiuto, Shepard.